Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi. Oggi vi mostro un glitchetto simpatico, diciamo, una cosa carina da vedere. Come avere la borsa dei colpi in free mod, ragazzi. Cosa dobbiamo fare? Allora, dobbiamo andare prima di tutto ad un ammunition e comprare un paracadute, il paracadute primario, insomma, quello che abbiamo tutti. E poi compriamo lo zaino, lo zainetto, diciamo, quello colorato, Israele. Una volta fatto questo, che cosa dobbiamo fare? Nulla, mettiamo mostra paracadute sì, in maniera tale che il paracadute si veda. Io adesso qui non trovo sto cazzo di paracadute Israele, di sto zainetto Israele, perché non, eccolo qui. Allora, troviamo Israele. Dove sta? Vediamo. Un attimino, ragazzi, che qui sono infinitate. Ok, perfetto. Allora, una volta fatto questo, andiamo a un parrucchiere qualunque. Come vi dicevo, mettete mostra paracadute sì. Una volta fatto questo, che abbiamo fatto mostra paracadute sì e abbiamo comprato il paracadute con lo zainetto di Israele, andiamo a un parrucchiere, come vi stavo dicendo, e andiamo a fare nulla. In pratica non dovremmo fare nulla. Adesso ve lo mostro. Premete la freccetta per andare dal parrucchiere, vi mettete seduti e automaticamente, quando compare il menu, premete cerchio e vi comparirà la borsa. Questo è un bug del gioco, non so perché accade questo, però è un bug del gioco, non so spiegarvelo. Ho provato anche con il personaggio donna, ma non funziona, ragazzi, quindi niente di fatto. Potete farlo solo con il personaggio uomo, diciamo. Una volta fatto questo, andate in un negozio di vestiti, salvate il vostro, la vostra bella valigiona da colpo, e niente, ragazzi, avrete un altro completo strano salvato. Io con il mio monnezzino qui c'ho anche la tuta da colpo, quindi, però la tuta da colpo la possiamo mettere tranquillamente. Va bene, niente ragazzi, era una cazzata, però ve la volevo diciamo far presente, insomma, no? Magari alcuni non lo sapevano, altri lo sapevano. Ok, chi lo sapeva lo sapeva, chi non lo sapeva ora lo sa. Ragazzi, per questo glitch è tutto, un saluto da Maxi e al prossimo video, ciao a tutti!